Mourinho, tutte le dichiarazioni in procura, è successo negli spogliatoi con Serra. Il verbale della Procura federale rivela le dichiarazioni di José Mourinho durante l'interrogatorio davanti alla Corte d'Appello. Al tecnico giallorosso è stata confermata la squalifica di 2 turni, dopo la lite in campo con il quarto uomo Serra. Durante la sfida contro la Cremonese dello scorso 28 febbraio. Tutto è nato dopo un fallo non fischiato su Kumbulla. Senza neanche girarsi, dandomi provocatoriamente le spalle e con manifesta superiorità. Serra mi ha detto, vai a casa, vai a casa. Io gli ho detto ma che lui ha detto, tutti ti prendono per il culo. Poi sempre lo stesso show, vai a casa, ha aggiunto. Il tecnico ha dichiarato di non aver capito se si riferisse al pubblico di Cremona o all'opinione pubblica. E che quando l'arbitro lo espulso, Serra ha commentato con un bravo. Il faccia a faccia negli spogliatoi Mourinho ha poi svelato cosa è accaduto negli spogliatoi. Ho bussato, sono stato autorizzato a entrare, è stata lasciata aperta la porta. Si legge nel documento della Procura federale. Vengo qui perché voglio che tu, riferimento a Serra, mi chieda scusa. Secca la risposta di Serra, io non ho mancato di rispetto a lei, non ho mai detto qualcosa contro di lei. Mourinho, secondo quanto si legge, si è nuovamente rivolto a Serra, io allora gli ho detto che era un bugiardo e alla fine ho aggiunto una battuta ironica, tu sei di Torino. In quel momento, continua Mourinho, Serra è tornato aggressivo, lo sapevo che venivi per questo motivo. Lì allora ho chiuso la conversazione dicendo che era un bugiardo. Mourinho ha poi aggiunto che tutta questa situazione non ha influito sulla gara. Ma pure che sono stato trattato in maniera non professionale e provocatoria da Serra. Virgola.